24 maggio 1915. L'Italia entra in guerra contro l'Austria per la liberazione delle terre italiane ancora irredente di Trento e Trieste. Ma una guerra non si combatte solo con le armi. È innanzitutto necessario formare e motivare la coscienza del popolo. Viene allora intrapresa tutta una serie di iniziative pubblicitarie per sensibilizzare i cittadini sulla necessità e l'importanza dell'azione bellica, che tocca le varie corde del sentimento: l'amore della patria, l'odio al nemico, la paura dell'invasione e il desiderio di vedere ripristinati i propri diritti. Al proposito, è interessante esaminare le cartoline stampate all'epoca, mezzo pubblicitario per eccellenza in quanto capillare e a grande diffusione, e i manifestini propagandistici diffusi tra la popolazione. Uno di questi, intitolato Antitedesca, ci fa rivivere il clima di odio al nemico in cui era stata gettata la popolazione con notizie false e tendenziose. Sentiamolo. Se ami l'Italia e l'umanità, odia la gente tedesca. La gente tedesca ha meditato di schiacciare la libertà e l'indipendenza degli altri popoli. Tutti gli uomini liberi debbono dichiararle guerra senza quartiere. La gente tedesca ha posto a servizio della violenza le più nobili facoltà dell'intelletto umano. Ha soppresso leggi e sentimenti di civiltà. Si è giovata dei vincoli che affratellano per tradire. Odiarla è dovere di cittadini ed europei. Guardati dal tedesco. Chi accoglie un tedesco nella sua casa opera male verso la patria. In ogni tedesco riconosci un nemico da combattere, un cieco strumento di rapina ed oppressione da spezzare. Un tedesco non può essere tuo amico, né una donna tedesca tua moglie. Amore ed amicizia sono per la gente tedesca le vie coperte e sicure del tradimento. Non comprare merce tedesca. Pensa che il denaro che versi in mano tedesche accresce forza ed orgoglio al nemico. Pensa che con esso gli dai modo di creare nuovi mezzi di distruzione e di morte. Non dar pane al tedesco. Per la dignità dell'intelletto, non abbeverarti alle torbide pozze della pesante e sofistica scienza tedesca. Per la salute dello spirito, non maculare la tua sensibilità latina con la goffaggine e la grettezza dell'arte tedesca. Per il trionfo del diritto, della civiltà, dell'umanità, impugna l'arma purificatrice contro il tedesco e cerca di farne, per dura lezione, un uomo migliore fra gli uomini. Ancora, un proclama ai soldati della Quinta Armata così li incita. Soldati, vendichiamo i bimbi e le donne morte in quelle città su cui la ferocia tedesca ha volato, disseminando bombe, cretinamente, inumanamente, inutilmente. Vendichiamo lo strazio subito dai monumenti celebri che l'ingegno superiore dei nostri padri eresse a gloria d'Italia. Vendichiamo lo strazio delle fiorenti terre al di là del Piave, quelle oppresse da tempo e quelle di recente invase, invocanti la grande madre Italia. Ma veniamo al grappa. Qui, nel 1918, l'esercito italiano arrestò, sotto la guida del generale Gaetano Giardino, l'avanzata nemica verso la pianura veneta. Negli anni precedenti, però, il massiccio era stato adeguatamente attrezzato ed infrastrutturato in vista di una possibile rottura del fronte dell'Isonzo. Nel 1916 fu costruita la strada Cadorna. Collegando Romano De Zelino alla vetta, essa si sviluppa costantemente sul versante sud, al riparo dal fuoco nemico. Altre strade camionabili di secondaria importanza completavano poi la rete viaria del massiccio. La Campo Solagna Col Moschin, la Campo Solagna Col del Miglio, la Campo Solagna Monte Tomba, la Semonzo Monte Meda Monte Grappa,
la Cavaso, Monte Tomba, Monfenera. Oltre a queste, un numero rilevante di carreggiabili e mulattiere. Gran parte dei trasporti, sia di materiali come di uomini, era però affidata alle teleferiche. Opere ingegneristiche di elevata complessità per quei tempi, esse superavano i pendii più scoscesi reggentisi tra la pianura e il ciglio dell'acrocoro sommitale. Nel settembre del 1918 esse raggiunsero il ragguardevole numero di 80. Tra le principali ricordiamo quella che da Crespano portava sotto la cima e quella che dalla valle di Santa Felicita conduceva al Col Campeggia e quindi ai Colli Alti. L'approvvigionamento idrico fu assicurato da appositi impianti, tra i quali ricordiamo quello dei fontanazzi di Solagna, di Valle Santa Felicita, di Borso, di San Liberale, di Campeggia, del Covolo e di Cagnezza. Grandi serbatoi furono costruiti in caverne, contenevano fino a 200.000 litri d'acqua e dovevano assicurare un rifornimento alle truppe di oltre 1 milione di litri d'acqua al giorno. Fra le numerose opere di difesa costruite in caverna per postazione delle artiglierie e delle mitragliatrici e per ricovero delle truppe, quella che tutte sovrasta è la grande galleria Vittorio Emanuele III. Essa è formata da un tronco principale che, sviluppandosi sotto il costone di cresta, pone in comunicazione il versante scendente a sud verso il Cason d'Ardosa con l'estremo sperone nord. Da questa, che costituisce il corridoio centrale lungo 1400 metri, si dipartono numerose diramazioni laterali che adducono alle batterie e agli appostamenti per le mitragliatrici. Lo sviluppo complessivo della galleria è di 5153 metri e il suo armamento di 25 batterie. Un'ininterrotta serie di trincee solcava poi i colli, linea di estrema difesa tenacemente tenuta pur con alterne fortune dalle nostre truppe. Caserme ed attendamenti completavano infine l'attrezzatura bellica del massiccio. Pianura intanto, uomini e mezzi venivano inviati al fronte del Grappa a compiere quegli atti d'eroismo che il 15 giugno 1918 valsero ad arrestare, per respingerlo quindi definitivamente, l'assalto austriaco al monte che da allora veniva dichiarato sacro alla patria. Ai suoi soldatini dell'armata del Grappa, il generale Giardino in quell'occasione così si rivolgeva: «Nella dura battaglia del giorno 15 voi avete compiuto azioni da grandi soldati e avete riportata sul nemico una bella e grande vittoria, per il nemico sanguinosa. Io ve l'ho detto, ora lo confessa anche il nemico nei suoi bollettini, riconoscendo la vostra fiera resistenza e la furia vittoriosa dei vostri contrattacchi che lo hanno ricacciato subito dai punti da principio conquistati. E se lo dice lui, voi potete essere tranquilli che lo avete bastonato di santa ragione davvero. Ma è avvenuto qualche cosa di ancora più grande che vi copre d'onore.
Il servizio d'ordine stabilito a Tergo delle nostre linee mi segnala oggi, con la fede dei rapporti raccolti da tutti i settori, che durante l'infuriare delle artiglierie e delle fanterie nemiche nella lunga battaglia non ha avuto da prendere e da ricondurre sulle linee neppure un uomo in tutta l'armata. Figli miei, io non posso che dirvi bravi e rilasciarvi questo diploma di onore, ma vi addito tutti all'ammirazione e all'amore della patria. Ma il più alto elogio il Presidente del Consiglio dei Ministri tributava nel discorso del Senato, così parlando della battaglia del Grappa. Sul Grappa, il monte della patria, il nemico trovò contro di sé quella ferrea e invitta quarta armata che già dopo la fiera sua ritirata dal Cadore era riuscita a saldamente arginarlo fra difficoltà che oggi stesso a ricordarle sembrano leggende. Questa volta essa ha funzionato come una molla di acciaio dalla tempra perfetta. Compressa, ha reagito quasi automaticamente e ributtato il nemico sfracellandolo contro le gole e le valli. Il legittimo orgoglio del generale che la comanda si è espresso in quest'unico desiderio, che il glorioso monte, con le sue ciclopiche opere di difesa, sia dallo Stato dichiarato monumento nazionale. E invero, più che gli archi marmorei e i monumenti dorati, le pietre del Grappa, santificate dal sangue dei nostri eroi, sono degne di attestare il valore di tutto l'esercito e di esaltarne il nome attraverso i secoli. Il generale Giardino, nel darne partecipazione all'armata con ordine del giorno del 23 giugno, soggiungeva: queste parole pronunciate dal capo del governo in Roma, dinanzi alla maestà del Senato italiano, sono il più alto dei premi per tutti noi, ma per noi tutti sono anche il più sacro degli impegni d'onore. Armata del Grappa, non si passa, e non sono passati, e non passeranno, e passeremo noi. Alla fine del conflitto, il Grappa è un immenso cimitero. Ben 23.000 sono stati i morti, decine e decine di migliaia i feriti da ambo le parti. I resti di quella che fu la grande quarta armata vengono inizialmente tumulati in sepolcreti provvisori: Valpiana, Col Calzeron, Pertica, Mure, Meda, Coston e Cima Grappa. Questa sistemazione non era però onorevole né duratura. Sorse così l'idea di un unico grande cimitero a carattere monumentale. Sulla cima già esisteva il sacello della Madonnina del Grappa. La statua bronzea raffigurante Maria Ausiliatrice, installata sulla cima nel 1901, era stata mutilata da una granata nemica nel gennaio del 18. Restaurata, ma con i segni appariscenti delle ferite e decorata con la croce di guerra, la Madonnina ritornò sul Grappa nel 1921 in solenne cerimonia. La prima sistemazione dei caduti nei pressi del sacello, in 6 rami di galleria confluenti a raggiera in una cripta centrale per una lunghezza di circa 600 metri, fu abbandonata per l'eccessiva umidità. Nel 1925 ebbero dunque inizio i lavori per la costruzione dell'ossario monumentale, inaugurato 10 anni più tardi, il 22 settembre 1935, dal re Vittorio Emanuele III. L'intera costruzione si adagia, lineare e imponente, sul costone di vetta, di cui corregge l'aspro profilo naturale. Essa si ispira all'arte fortificatoria militare, con l'aspetto di una formidabile fortezza, esaltando il misticismo del luogo
con le sue masse geometriche ascendenti il cielo. Il corpo centrale del monumento, quello in cui sono custoditi i resti di 12.615 caduti, di cui 10.332 ignoti, è costituito da 5 gironi concentrici, degradanti a tronco di piramide. Ciascun girone è alto 4 metri e circoscritto da un ripiano circolare largo 10. Le spoglie dei 2.283 caduti identificati sono disposte in ordine alfabetico e custodite in loculi coperti da lastre di bronzo, con inciso il nome e le decorazioni al valor militare del caduto. Quelle dei 10.332 ignoti sono raccolte in urne comuni più grandi che si alternano alle tombe singole. I 5 gironi sono collegati da un'ampia gradinata centrale a 5 rampe che dalla base del monumento porta alla sommità, dove sorge il piccolo artistico sacello santuario della Madonnina del Grappa. Dal piazzale del Tempio si snoda, come un bianco tappeto in pietra squadrata del Grappa, la suggestiva via eroica, che corre per 250 metri circa fino al portale di Roma, donato dalla città eterna, tra due fili di cippi di pietra che portano scolpiti a grandi lettere i nomi delle località legate ai più famosi fatti d'arme delle storiche battaglie del Grappa. Al termine della via eroica sorge un massiccio e solenne edificio costruito in grossi blocchi di pietra, che nella parte superiore riproduce la forma di un colossale sarcofago antico. È stato progettato e costruito dall'architetto Alessandro Limongelli ed offerto dalla città di Roma come ingresso principale della preesistente sistemazione del sacrario. Sulla vetta dei colli su cui si combatterono le battaglie decisive, croci, stele e lapidi erette dai commilitoni superstiti onorano i caduti. Col Moschin, Monte Asolone, Col Berretta, Monte Pertico. Il 4 novembre 1918 i plenipotenziari dell'esercito austro-ungarico a Villa Giusti firmano l'armistizio. La guerra è terminata, l'Italia è unita, ma le zone del fronte che hanno vissuto in prima persona il dramma bellico sono completamente distrutte. Al ritorno nei paesi natii, davanti agli occhi degli sfollati e dei nostri soldati congedati, si apre un desolante spettacolo di distruzione. Non sono solo le case, è tutta una vita, una società che si deve ricostruire. Tra le macerie risuona l'eco delle parole di commiato che il generale Giardino rivolse alla sua armata. L'armata del Grappa non morrà. È stata un formidabile strumento di guerra. Più ancora, è stata ed è e sarà un fascio meraviglioso di anime. La sua gloria ha le radici nel vivo cuore del popolo italiano, che del Grappa e dei soldati del Grappa ha fatto il simbolo della patria fede e della patria fortuna. Non morrà. Voi dunque non la dimenticate mai la vostra armata. Riconoscetevi sempre fra di voi, come fratelli, nel nome del nostro sacro monte, in seno al quale riposano i vostri morti. Portate sempre in voi e diffondete attorno a voi, quando tornerete nel nostro grande popolo e ne sarete parte così grande, rispettata ed ascoltata, il sentimento e la religione di quella vostra disciplina di fede e di amore che vi ha fatti eroi. Vivete e operate sempre come se foste, ancora e sempre, i soldati del Grappa. Si conclude così una delle più sanguinose pagine della nostra storia. Come per tutte le guerre, ora noi, posteri, dobbiamo chiederci, fu vera gloria? Monsignor Luigi Todesco, di Solagna, nel 1919 così risponde. Altre ombre ancora uscivano a schiera dai sepolcri recenti che costeggiavano la via e sembravano avvicinarsi e interrogare.
Perché ci mandaste a morire quassù? Perché dicevate che dovevamo cadere a fine di castigare la brama di dominazione e la patria potesse sollevar fieramente il capo al cospetto dei popoli e guadagnarsi tesori di gratitudine da parte delle piccole e grandi nazioni e i nostri figli potessero riposare tranquilli, ciascuno all'ombra della sua vite e del suo fico, senza veder mai spegnersi il fuoco sul focolare paterno, né conoscere più privazioni ed esili. Ci prometteste la comunanza delle nazioni, ed ecco invece un serraglio di belve. Ci prometteste pace ferma e universale fratellanza, ed invece ecco gettati ovunque i semi di guerre future, e calpestate le piccole nazioni, e rimbarbariti i costumi, e rinascenti mostruosi imperialismi sui continenti e sui mari. Chi ci ingannò? Chi disperse il frutto del nostro sacrificio? Chi ci condusse a questa veramente inutile strage? E le pallide ombre tornavano a ricollocarsi nella tomba insanguinata, e noi seguitavamo in silenzio la discesa, angosciati per il ricordo dei dolori di ieri e inquieti per le incertezze del domani, mentre il nebbione che si sfilacciava giù per le costiere del Grappa si univa all'incipiente oscurità notturna a rendere più lugubre la mestizia degli uomini e delle cose.